Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questo ultimo live prima delle vacanze di Natale, se così le si può chiamare, perché in realtà non so come la state vivendo voi, se avete preso qualche giorno di ferie, se insomma vi sembra una vacanza oppure no. Sarà un Natale un po' particolare, ma è pur sempre Natale. Quindi io già vi avviso ovviamente che venerdì prossimo, che è proprio il 25 tra l'altro, non ci sarà il live, e è l'unica direi data che va a cambiare, perché domani, che è il 24, vi pubblicherò, così siete contentissimi, spero almeno, il video su PancakeSwap e sulla DeFi su Binance Chain, che è da un po' che lo aspettate, l'ho voluto preparare un po' bene e quindi non perdetevelo, mi raccomando. E poi basta, ricominciamo la settimana seguente per la fine dell'anno. Anche lì poi vediamo se ci sarà qualche variazione. Lì per lì non credo, però ve la comunicherò la settimana successiva. Per adesso ci fermiamo dicendo che venerdì non c'è il live e tutto il resto è normale, sempre sul pezzo. Quindi, che dire, oggi siamo sempre qua con Bitcoin che si muove in range, quindi sulla price action non ci sono particolari novità. Andiamo un po' ad aggiornare i livelli, perché nel frattempo si è andato a delineare un po' meglio il quadro anche su time frame giornaliero, e pertanto andiamo a incastrare meglio questi pool di liquidità che per ora avevamo individuato soltanto sull'intraday. Qua lo vedete sulle 4 ore. Adesso andiamo a fare un'analisi un po' più dall'alto, visto che appunto, ripeto, ci sono state in questi giorni un po' di candele di assestamento anche su time frame giornaliero, che prima era un susseguirsi di candele verdi, quindi non avevamo livelli chiave, dovevamo per forza di cose andarceli a cercare intraday, e pertanto insomma andiamo a vedere come comportarci in questa fase di dubbio di Bitcoin. Ho sentito un po' di timore nell'aria parlando con qualcuno di voi. Vedo che sì, non so come mai, ma avete idea che sta per arrivare un ritracciamento. Adesso vediamo, perché insomma per adesso sta lateralizzando in una situazione più rialzista che mai, quindi parlare di ritracciamento è estremamente prematuro. È vero, il grafico è iperesteso, però non forziamo la mano, non anticipiamo il mercato, perché anticipare il mercato ci si fa sempre del gran male. E quindi ovviamente alla consueta più o meno metà video andiamo ad analizzare in maniera più precisa e più concreta il grafico. Per iniziare adesso vorrei un po' di vostre domande. Ho un paio di notizie selezionate che ovviamente avrete sentito anche voi, ovvero il fatto che l'SEC a me ha fatto causa a Ripple. Ne abbiamo parlato in un sacco di occasioni. Ne abbiamo parlato, scusate ma oggi mi è andata per traverso l'aria, ne abbiamo parlato su Telegram, ne abbiamo parlato su Facebook, insomma è un po' l'argomento della settimana, perché è notevole come cosa, se ci pensate. Questo fatto potrebbe essere un precedente importante. Adesso, al di là di Ripple, che siamo tutti d'accordo, l'abbiamo sempre detto che non è una coin che merita particolare interesse dal punto di vista di investitore, è sempre stata una coin speculativa che ahimè i fondatori, i CEO e la Ripple Labs, che è l'azienda che l'ha emessa, hanno sempre venduto in testa ai poveri retail quando c'era un minimo pump. Probabilmente sono stati sempre anche orchestrati i pump, e insomma è finita un po' così. Adesso l'SEC, che è la Securities and Exchange Commission, per chi ancora non lo sapesse, gli ha fatto causa alla Ripple Labs e ai due CEO, i cui nomi non me li ricordo, ma insomma sono appunto i due CEO della Ripple Labs, per vendita non autorizzata di securities. Il grosso punto interrogativo è: come si fa a definire, da anni che si dibatte su questa cosa, come si fa a definire quando una criptovaluta è assimilabile a una security oppure non la è? Vi ricordate quel dibattito eterno, datato ormai 2017, perché era nel pieno delle ICO, durante quel periodo mi ricordo che l'SEC già aveva tirato fuori un po' le antenne, perché aveva nasato che si muovevano dei gran soldoni, dei gran milioni, e diceva: occhio che insomma state iniziando a fare cose che non ci piacciono. E allora c'era il grosso dibattito su security token versus utility token. Vi ricordate? Qualcuno che ha voluto erogare dei security token ha fatto tutte le, insomma, ha avuto tutte le carte in regola per essere compliante con l'SEC. Ci sono state
scusate, alcune vendite di security token, tant'è che venivano chiamate anche in un altro modo, STO mi pare, Security Token Offering, e ovviamente erano complianti autorizzate dall'SEC. Invece tutti gli altri si sono sempre nascosti un po' dietro al concetto di utility token, no? Ovvero un token che non ha un valore finanziario teoricamente, ma il cui valore è strettamente legato all'utilità, per l'appunto, nella blockchain di riferimento, nella piattaforma di riferimento. Capite molto bene che è labile come definizione ed è veramente borderline arrivare a dire che un token che nasce per essere utility in realtà diventa anche un po' una security. Capite bene che non esistono i canoni adesso per descriverle, perché in realtà le criptovalute sono un asset completamente nuovo, completamente diverso, e per forza di cose si fa una fatica pazzesca a volerlo assimilare ad altre categorie di asset con cui c'entra poco, e va a finire che si fanno questi qui pro quo. Adesso, riguardo a Ripple, c'è poco da fare perché c'è un'azienda dietro, ci sono dei CEO, è estremamente centralizzata e quindi ha tutte le carte in regola, ovviamente, per essere classificata come security. È stata emessa con lo scopo proprio per l'azienda di accumulare capitale, e pertanto non si scappa da quello. E questo è il contro, ovviamente, di avere anche una cripto centralizzata, che di fatto, qualcuno addirittura diceva, e mi trova anche abbastanza d'accordo, non è nemmeno una cripto, perché è veramente agli antipodi con quello che è l'ethos e i concetti che stanno dietro proprio alla criptovaluta in sé. La decentralizzazione è abbastanza fondamentale. Quindi è crollato un po' anche il mito della cripto delle banche, queste cose che un po' si dicevano, ed è diventata un po' una mezza scam, perché appunto sono stati tacciati di averla dumpata in testa ai retail a ogni pump, quindi gli hanno dato del pump and dump e in sostanza anche dell'illegale, perché ha racimolato capitale senza avere le autorizzazioni per farlo. Questo ha portato a dei delisting a catena da alcuni exchange, e quindi c'è un po' questo andazzo qua. Io l'unica cosa che mi spaventa di questo è proprio la domanda che si potrebbe fare l'SEC dopo, ovvero: la prossima qual è? Cioè, le altre criptovalute, sono quali di esse sono definibili securities? E qui si potrebbe aprire un dibattito secolare, perché non esiste risposta, con buona probabilità. Non voglio certo essere io a darla, perché non sono minimamente in grado. Comunque, quando dicevo che l'hanno dampata in testa ai retail, perché adesso qua non ho l'immagine da farvi vedere, però c'era un dato estrapolato proprio dal documento della causa, che faceva vedere un prospetto, adesso non so se si vede direttamente da qui, può darsi, c'era un prospetto che faceva vedere dove, cioè le quantità, i controvalori venduti, e la cosa pazzesca è che i controvalori venduti a mercato, quindi ai retail, sugli exchange banalmente, erano maggiori di quelli venduti agli istituzionali durante i round di investimento. Adesso ve lo volevo, eccolo, forse è questo, eccolo qua, guardate. Qua potete vedere le vendite a mercato e le vendite agli istituzionali. Le vendite a mercato complessive sono 763 milioni e le vendite agli istituzionali 624 milioni. Quindi in sostanza l'hanno veramente dumpato a mercato a qualsiasi occasione. Era una cosa che molti vedevano come un'accusa infondata, ma ahimè non la è. Adesso qua, scusate, sono già andato su questa pagina, ma ne parliamo più avanti, perché sicuramente mi chiederete sui nuovi fan token. Ho fatto un prospettino per andare a calcolare qual è il più conveniente da farmare, quindi se me lo volete chiedere, chiedetemelo, perché ho già la risposta pronta. Nel frattempo, amici, io vi volevo dire che oggi si fanno 3 airdrop, perché non so se lo sapete, se mi avete letto su Telegram, ma con giusto come regalino di Natale, in collaborazione con gli amici di Prime XPT, vi airdroppiamo 3 trading bonus, 3 codici promo da mettere nel vostro account, che contengono ciascuno un trading bonus 0.005 BTC utilizzabili sulla piattaforma. E quindi state sul pezzo per tutta la durata del live, perché quando meno ve l'aspettate io lo sbattacchio in chat, quindi siate pronti a copiarlo, incollarlo e fare non mi ricordo qual è la voce, insomma, sotto promo codes nel vostro account. State pronti, perché è una bella occasione, secondo me. Sono regalati, quindi non si buttano via. Su quale broker? Prime XBT, ne abbiamo parlato varie volte, so che molti di voi lo usano.
usano, e quindi ogni tanto li sento giusto per fare qualche promo, perché so che insomma vi può piacere. Allora, nel frattempo iniziamo con le domande, vi voglio carichi più che mai. Quando inizia, sì, ero un po' in ritardo, avete ragione. Ciao Luca e buon Natale. Esatto, oggi ci facciamo anche gli auguri, quindi tanti auguri di buon Natale, buone feste a tutti voi. Parli un po' di Pancake Swap domani, non perdertelo, mi raccomando, perché domani siamo belli carichi con Pancake Swap. Te l'ho chiesto anche su Telegram e infatti io ti rispondo che te lo faccio vedere domani. Un bel dump natalizio? No dai, no, speriamo di no, perché sarebbe un peccato, cioè finire l'anno col botto sarebbe veramente il massimo. Allora, ciao Luca, ma ciao anche a te. Ciao Luke, quando puoi uno sguardo a Ethereum dollaro, grazie, molto volentieri. Luca, fare una strategia su Madrox invece di Token Sets? Guarda, in realtà sì, stavo pensando anch'io a una piattaforma alternativa per condividere con voi i miei trade automatici dei miei bot, e potrebbe essere una soluzione, la sto ancora valutando, ci devo un attimino pensare. Andiamo a dare un'occhiatina a Ethereum dollaro, ma no, la guardiamo dopo. Perché non accendi mai di Kick su Solana? Perché in realtà non seguo molto Solana come blockchain, non conosco molto bene. Ciao Luca, una considerazione: dopo la notizia su Ripple, tutto il mercato altcoin è dampato, chi più chi meno. Pensi si sia generato un panic sell pensando che la stessa cosa possa accadere ad altre altcoin? Bravo Mirko, esatto, hai toccato un po' il vivo della questione, c'è questa possibilità. Io ti dico, molte altcoin hanno dampato di fatto, perché poi il mercato delle altcoin è fortemente correlato, perché molti utilizzano la dominance come unico, come si può dire, indicatore, no, di salute del mercato altcoins, io per primo d'altronde, e quindi quando Ripple perde capitalizzazione la dominance ne risente tanto, perché Ripple, essendo molto capitalizzata, pesa tantissimo sulla dominance, e un meno 20, quanto è che ha fatto oggi Ripple? Meno 30%, pazzesco, pesa un sacco sulla dominance, la fa aumentare di diversi punti, e quindi uno che segue questo indicatore, addirittura alcuni lo fanno con strategie automatiche, so, va a disincentivare appunto l'investimento sulle altcoins, cosa che io in questo periodo sto proprio facendo, cioè stare lontano dalle altcoins, come ben sapete. Ho aperta la posizione su Yearn, che ormai mi sa che è destinata allo stop loss, io la tengo lì, vediamo un po' come si evolve nei prossimi giorni. Però hai toccato il nocciolo della questione, ovvero il rischio del fatto che qualcun'altra possa essere considerata security. Ciao Luca, una domanda: sulla base di cosa possiamo dire che i ledger sono sicuri? Che garanzie abbiamo? È possibile che la grande azione legale che i clienti vogliono fare possa mettere in ginocchio l'azienda e portarla a un punto di non ritorno? Mannaggia, che gran pasticcio. Guarda, dici bene, è un bel pasticcio, perché in realtà se Ledger dovesse chiudere, non è che perdi le tue coin o sei a rischio, perché comunque il wallet firma le transazioni, no? Ha una tecnologia interna che gli permette di firmare come se avesse la chiave privata e l'andasse a appunto utilizzare per firmare la transazione, e poi la lancia sulla blockchain, no? Pertanto tu non è che devi usare per forza il Ledger, se tu hai il seed puoi utilizzare anche un altro wallet. Però io ti dico, se la Ledger dovesse chiudere baracca e burattini, certo ci sarebbe di contro che non farebbe più aggiornamenti, e quindi l'applicazione potrebbe diventare obsoleta e soggetta a rischi, perché ovviamente un'applicazione che non viene più aggiornata, se si scopre una falla di sicurezza o qualsiasi cosa, non essendo più patchata, rimane aperta e quindi poi viene diffusa, viene conosciuta dagli hacker, e alla fine va a finire che il Ledger diventa obsoleto, e è un duro colpo per tanti, perché noi che l'abbiamo comprato sicuramente ci girano un po' le scatole. Però ti dico, vedere l'azienda Ledger chiudere, non lo so, cioè è veramente un qualcosa di distante, secondo me, lasciatemelo dire. Adesso vediamo come va l'azione legale, se viene fatta. Io ho visto che vogliono fare una class action, perché di fatto è molto grave quanto è avvenuto, e quindi vediamo come risponderà Ledger e come se ne uscirà. Però ripeto, se la Ledger dovesse essere in difficoltà e rischiare di chiudere, è meglio forse non utilizzarlo più in seguito e utilizzare un altro wallet che continua ad essere aggiornato.
Ciao Luke, mi spieghi un po' di più la dominance e quando le alt torneranno ai massimi? Grazie, sei il numero uno. Guarda, quando torneranno ai massimi non te lo so dire perché purtroppo per ora di segni non ce ne sono. Comunque io faccio una banalissima analisi tecnica di base proprio sulla Bitcoin dominance per decidere la mia esposizione in altcoins. Ovvero io guardo il trend. Quindi innanzitutto vabbè un po' di analisi tecnica semplicissima del tipo, come dicevo, massimi e minimi, cioè se sono... se rompiamo i massimi e facciamo minimi più alti siamo in uptrend chiaramente, ma un'altra cosa utile è utilizzare anche le medie mobili che in base a come sono configurate ci danno un'idea di come quanto è forte il trend della Bitcoin dominance. Quindi se il trend è rialzista ovviamente le altcoin sono da evitare perché Bitcoin performa meglio, se il trend è ribassista è lì che voglio espormi in altcoins, chiaro? Quindi adesso non è momento di esporsi. In particolare le tre cose che guardo sono il posizionamento della dominance rispetto alla EMA 30, quella di mezzo, poi l'incrocio della EMA 9 con la EMA 30 e infine l'incrocio della EMA 30 con la EMA 100 e volendo anche il posizionamento della dominance con la EMA 100. Ognuno di questi fattori mi fa fare un gradino in più nell'esposizione massima sulle altcoins stesse. Quindi più la dominance è in downtrend, parto dal 2%, massima esposizione, quindi una posizione in sostanza, perché il mio R è 2%, e poi può diventare 4, 6, 8, 10. Più o meno questa è la mia impostazione riguardo alle altcoins. Io tendo a evitare, una cosa che ho imparato, che fa veramente male a provarci, secondo me, perché diventa veramente una scommessa, è non cercare di anticipare il reversal delle altcoins, perché a uno magari viene da dire oggi che vedo tutto rosso, dampano tutte, sa, andiamo a fare qualche acquisto di altcoins, potrebbe essere un errore madornale, perché se domani continuano di nuovo a dampare, e è altamente probabile, nessuno mi dice che domani rimbalzano, potrei andare a incamerare in un giorno un meno 20%, un meno 10% di perdita, perché come vedete le altcoins quando spingono da una parte spingono forte, e quindi ci andiamo ad esporre a un rischio veramente importante, cosa che non è nel mio essere, diventa davvero una scommessa, non abbiamo nessun segno che ci dice che rimbalzerà. Pertanto io preferisco arrivare magari un po' in ritardo, ma se voi ci guardate storicamente funziona abbastanza bene, perché nel momento in cui inverte il trend della dominance comunque c'è del gran tempo per cavalcare le cosiddette alt season, che si vedono proprio da questo. Andarle ad anticipare è un rischio veramente gigantesco. Questo è quanto. Torniamo subito a noi. Buonasera a tutti, auguri, grandi ragazzi, auguri, auguri a tutti. Zeus Capital dice che a Link toccherà la stessa sorte di Ripple. È food o davvero la SEC farà qualcosa? Guarda, io credo che Link e Ripple siano molto diverse, stiamo a vedere, adesso non so, ripeto, è difficile capire quali possono essere i criteri per andare a definire una security, un token una security, al di là del fatto che c'è l'azienda centralizzata che la eroga per raccogliere capitale, ma è un caso un po' particolare. Io so che Zeus Capital già in passato aveva provato a fare food su Chainlink e quindi potrebbe essere un altro tentativo abbastanza simile, non lo so. Non tenderei a fidarmi troppo di questi exploit, però ovviamente massima attenzione perché, come ho detto all'inizio, c'è la possibilità che questa azione legale poi abbia uno strascico anche su altre coin. Ciao Luca, una considerazione, dimmi la tua opinione, sono curioso. Non credi che il mondo cripto abbia disperato bisogno di wallet sicuri e affidabili perché siano usate le cripto dalle persone? Se non possiamo affidarci alle aziende produttrici di wallet, con i paper wallet non è che si possa fare un granché, saranno anche sicuri ma che scomodità, serve per forza un'alternativa più liquida se si vuol tenere sulla baracca, no? Guarda, bella domanda, in realtà effettivamente posso dirti che gli hardware wallet sono una delle applicazioni più comode per gestire un portafoglio multicoin. Come dici tu giustamente, i paper wallet sono scomodi perché sono di carta, la carta per definizione tende a rovinarsi, a distruggersi e soprattutto non c'è il seed, ci sono le chiavi private, insomma è veramente un po' più complicato da gestire, nonché più veramente scomodo, brutto, tutti i mali ce li ha. È sicuro, è vero, però è carino magari per fare un
un regalo, ecco, se volete fare un regalino di Natale a qualcuno, mettete un 50 euro in Bitcoin su un paper wallet, ci fate su un disegnino di Natale, ci scrivete una dedica ed è un'idea carina. È bello, a me piacerebbe riceverlo, insomma. Però di sicuro non è comodo se si vuole gestire il proprio portafoglio e il proprio capitale. Pertanto io ti dico, sì, serve sicurezza in quello, ma non confondiamo il data leak che c'è stato con la sicurezza dei wallet, mi raccomando, perché i wallet sono comunque sicuri, sono ben fatti e ahimè loro hanno fatto una cappellata gigantesca che è quella di tenere i dati online sui clienti e soprattutto non crittografarli e così via. Però ripeto, questo non va ad inficiare la sicurezza dei wallet, che comunque le aziende produttrici di hardware wallet ce ne sono tante, ve ne ho recensiti anche vari, anche non per forza il Ledger, ce ne sono tanti altri, e arrivano a un livello di sicurezza di massimo rispetto. Ciao Luke, finalmente oggi riesco a seguire la prima live dall'inizio. Grande, benvenuto alle 21, vedo che qualcuno apprezza, vediamo poi se mantenerlo oppure no anche nel 2021, che rivedremo un attimino i tabulati. Allora amici miei, siamo a 20 minuti, quindi droppiamo il primo codice. Che cosa ne dite? Allora, lo vado a prendere, tatac, siete pronti? Siete pronti, pronti, pronti? Allora, 3, 2, 1, via! Godetevelo tutto e non sprecatelo per fare un long o uno short 100x, mi raccomando, eh? Allora, benissimo, datemi anche un feedback magari, chi lo riesce a utilizzare mi dica ce l'ho fatta, perché altrimenti leggo solo no, già preso, mi astengo dal drop, ma come, provaci, dai, almeno provaci. Allora, dove siamo arrivati? Qua. Luca, vorrei se possibile che mi spiegassi come fare lo stake dei token TVT su PancakeSwap con il wallet Binance. Allora, ne parliamo domani, ok? Ne parliamo domani di tutto ciò che riguarda PancakeSwap. Ho venduto 2500 Ripple 3 giorni fa dopo aver visto il tuo video su SushiSwap. Ti mando un po' di spark appena mi arrivano. Bene, come mai dopo il video su SushiSwap non... Oh, grande! Abbiamo visto chi l'ha preso, grande, AlphaX67, ce l'hai fatta, grande, complimenti, ce ne sono altri due, quindi non scappate, perché ce ne sono altri due. È un codice, è un promo code che dà un trading bonus di 0.005 Bitcoin tradabili su PrimeXBT. È una cavolatina, è una cosa così, giusto per fare un po' di attività di Natale, un airdrop di Natale. E funziona che devi aprire l'account di PrimeXBT, se ce l'hai già, e incollarlo nella sezione promo codes e riscattare il codice, basta, tutto lì. E allora, siamo arrivati qua. Avrei una domanda un po' lunga. Sai mica se è possibile alzare il limite di gas fees utilizzando il wallet di Coinbase per effettuare uno swap proprio su Uniswap? Perché oggi ho provato a scambiare USDC in Nexo, ma la transazione è andata fallita perché ho raggiunto il limite di gas che era già preimpostato. Allora, sul Coinbase Wallet, io non sono un grande utilizzatore del Coinbase Wallet, però secondo me ci dovrebbero essere le voci nelle impostazioni, cioè slow, medium e fast. Non credo che puoi impostare esattamente i guai del costo del gas, però non lo so, se qualcuno di voi amici può aiutarlo, per favore ditelo se si può impostare il gas su Coinbase Wallet. Ciao Luca, AirGap Wallet lo conosci? Guarda, non sei il primo ad avermelo citato, ma io personalmente non lo ho e non lo conosco. Ciao Luca, Binance mi ha regalato 100 Trust Wallet token, cosa ci devo fare? Perché non me li fa scambiare con altro? Grazie, sei un mito. Guardi, in realtà se non sbaglio sono bloccati fino a per ancora qualche giorno. E adesso facciamo così, anche su questa cosa, visto che non sei l'unico ad averlo chiesto, ho visto, farò un post su Telegram domani dove vado a riassumere tutta la situazione. Ciao Luke, che ne pensi del grafico logaritmico? Secondo te ci sono buone occasioni su FTX per quanto riguarda la IPO di Coinbase? Ecco, la IPO di Coinbase è un'altra cosa di cui vale la pena secondo me parlare. Allora, fatemi aprire FTX, che così
Spendiamo due parole. Allora, come funziona? Perché me l'avete chiesto in tanti anche questo. Ha listato tra le varie, sotto New Stocks, c'è cioè la categoria New Stocks, questa stock di Coinbase, che in realtà non è una stock, perché ovviamente Coinbase non ha ancora fatto l'IPO. E pertanto come funziona il tutto? Funziona che questa è una scommessa sul valore delle azioni di Coinbase, o meglio dell'azienda Coinbase, dopo l'IPO. In particolare, guardate, c'è scritto qua in basso a destra, non so se lo state vedendo perché in realtà c'è la mia faccia, facciamo così che la sposto, track per un attimo. Allora, come è scritto qua in basso a destra, dicevo, lui, questo CBSE è il contratto pre-IPO, è una sorta di derivato e andrà a maturare dopo l'IPO a 1 fratto 250 milioni della capitalizzazione totale, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi acquistiamo, detto nel modo più concreto possibile, se noi acquistiamo adesso a 238,68 dollari questo token, questo contratto, non è un token, è un contratto, noi stiamo dicendo che dopo l'IPO ci guadagneremo se Coinbase capitalizzerà più di 238 per 250 milioni, che fa, mi ricordo, era tipo 58 miliardi, una roba del genere. E poi ovviamente maturerà questo contratto e verremo ripagati nelle tokenized stocks di FTX, quindi riceveremo le stocks di fatto. Non per forza uno di questi contratti uguale una stock, perché quello poi dipende da quante ne vengono erogate e così via. E attenzione, perché se entro il 1 giugno 2022 Coinbase non verrà listato, non farà l'IPO, allora ci sarà una, cioè scadrà, questo contratto scadrà a una valutazione di 8 miliardi, ok? Quindi molto meno di così, molta attenzione. Però credo che sia abbastanza improbabile che il 1 giugno 2022 non sarà ancora listato. Questo è il funzionamento di questo contratto derivato pre-IPO. È una scommessa sulla capitalizzazione di Coinbase dopo la IPO. Prezzo di questo a cui stiamo comprando il contratto per 250 milioni. Funziona in questo modo. Spero di essere stato chiaro, perché in effetti molti di voi me lo hanno chiesto. Ciao Luca, buonasera, in ritardo. No, dove siamo? Dove siamo? Ma sbaglio, Okin ha vinto la sua battaglia contro la SEC? Allora, Kin, non mi ricordo la storia di Kin. Adesso aspetta che risposto alla mia faccia in basso a destra. Tac. Non me la ricordo come era andata tutta quella storia lì. Tra l'altro aspetta che c'è anche la banda nera sotto. Tac. Allora, come lo vedi Theta BTC? Sono entrato 32 sat circa, sta formando un interessante canale ascendente in time frame settimanale. Stimo 85 sat a traguardo. Allora, andiamo a darci un'occhiata. Theta, ce l'ho anche sulla watchlist, una delle poche che sta salendo, tra l'altro. Allora, sul settimanale, effettivamente è vero, ha fatto ha un bel andamento, perché guardate, questa è la sua resistenza principale e questa è l'altra, oserei dire, questo cluster, opla, e al momento ha fatto un fortissimo higher low, guardate, tac 1 e tac 2. Bene, e anche lo stesso vale per gli high, ha fatto un bel higher high, ha rotto da questo livello di forte resistenza e è andato a fare un higher high molto puntiforme, perché di fatto questo è stato molto puntiforme, molto repentino, però poi avendo assestato un higher low in maniera abbastanza importante, perché c'è anche abbastanza distanza tra i due low, mantiene il suo trend. C'è da vedere adesso come ci comportiamo con questa resistenza qui, quindi 5100 satoshi. Allora, tu avevi detto 32 sat, oddio, sei entrato a 32 sat, oddio, qua in realtà secondo me manca qualche zero, però il concetto è sempre quello. Io lo vedo che dovrebbe rompere questo livello qui e allora potrebbe esserci addirittura un setup long, da vedere poi, da valutare eventualmente sul giornaliero, altrimenti se questo respinge c'è da andare a vedere dove troviamo il nuovo swing low, perché magari andiamo a fare una costruzione di questo tipo e poi andiamo a rompere, quindi un po' di consolidamento prima di rompere quel
quel livello lì. Dobbiamo vedere questo sostanzialmente, però è molto molto ben messa. C'è qualche ragione per la crescita di Zill? Guarda, è una bella domanda, io non la seguo Zillica, però di fatto sta sfidando questa area che sto tenendo d'occhio, quest'area qua. Se dovesse romperla, io aspetto la rottura completa di quest'area, perché abbiamo anche un pool di liquidità in offerta qua sopra, e la rottura di quest'area è molto interessante perché andrebbe a fare un bel costrutto di bottom che, nonostante il forte downtrend, sarebbe rilevante, perché comunque parliamo di un costrutto che ha ampiezza 340%, niente male per, vabbè, le altcoins sono fatte così, però ripeto, è il downtrend era molto forte, quindi prima di entrare long dopo un downtrend del genere conviene avere un segno chiaro, evidente, di volontà di inversione, quindi del fatto che la domanda entra a gamba tesa e prende in mano la situazione. La domanda da farsi è: quando è che abbiamo questo segno? Qua secondo me non era ancora il momento, perché vedete, non avevamo neanche ripreso un low, ok? L'avevamo ripreso ma appena appena, poi c'era subito quest'altro livello di resistenza sopra, e pertanto ho considerato tutto questo cluster come un unico low, e se lo rompiamo ce lo siamo andati a riprendere, quindi occhio su questa possibile configurazione. Lato fondamentale, non so se c'è un motivo a dire la verità. Torniamo subito a noi. Luca, gasaci, dovreste essere gasati tutti quanti. Cosa pensi della corposa scadenza di options del 25 dicembre? Guarda, io ti dico la verità, non hanno mai dato particolari movimenti né, come dire, cioè effetti sul mercato. Le opzioni che scadono fanno parte del gioco e solitamente non è impossibile prevedere una relazione di causa effetto tra queste cose. Una cosa che invece si potrebbe andare a guardare, che adesso guardo di solito, no, non Bybit ma Bybit, non so perché l'hanno voluto chiamare così, ma qua sopra fa vedere l'open interest, che è invece una metrica che a me piace molto per andare a vedere quanto è tirato, insomma, l'elastico, e l'elastico è più tirato che mai, è in continua crescita l'open interest. Ora siamo a totale 8 miliardi e 52, not bad, oserei dire. E perché è importante? Perché più l'open interest è elevato e più sostanzialmente c'è possibile turbolenza nel caso di una mossa impulsiva del mercato, perché va a liquidare tante posizioni e va a cascata a chiudere tutto quell'open interest che si è accumulato. Ovviamente se ce n'è poco sarà difficile che si vada a sgonfiare molto, se ce n'è tanto vuol dire che ci sono tante posizioni aperte, magari anche con leve alte e così via, e quindi una mossa un po' impulsiva prima ovviamente liquida quelle a leva alta, poi quelle lì vanno a fare degli altri ordini a mercato perché vengono liquidato a stoppate, e quindi a cascata continuano tac 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 a chiudere altre posizioni e fanno su un macello e scatenano turbolenza. Tra l'altro qua ci sono anche le metriche su Grayscale, che imperterrito continua ad accumulare Bitcoin nonostante tutto, qualsiasi cosa succeda. Se non erro, Grayscale adesso è in pausa, nel senso che non acquisisce nuovi clienti in questo periodo, perché insomma ci ha avuto un'ondata di domanda che fa fatica a gestire, però nel frattempo continua ad accumulare BTC. Al momento ne hanno 589 ormai mila, pazzesco, veramente tanto. E vabbè, basta, ci sono un po' di dati su questo sito, se vi interesseranno li potrete andare a vedere. Torniamo a noi. Cosa pensi della corposa? L'abbiamo già letta. Ripple infame, una volta nella vita che lo longo dampa. Ma anche tu non conosci le regole, l'ABC, mai longare Ripple. Che dire. Che cos'è la ESD Stable? Oddio, non lo so, non so proprio. C'ho una domanda, sono in fase di costruzione del mio portafoglio. Ho già organizzato le percentuali dei vari asset. Ora sto facendo il pack su BTC e gli altri asset sono a regime. Bilancio anche se non sono arrivato ancora a regime con il pack. Che dici? Grazie mille. Allora, in sostanza, cioè gli altri asset intendi magari stocks e così via, cioè non altre cripto, immagino. In quel caso lì potresti mantenere il portafoglio separato per un po' per evitare di fare un grosso acquisto su Bitcoin. Cioè potresti, ovviamente non sono consigli finanziari.
finanziaria, sia sempre chiaro questo, ti dico il mio pensiero, quello che farei io farei in questo modo, andrei a aspettare un attimino a fare il ribilanciamento, perché ripeto, altrimenti faresti un mega acquisto di Bitcoin in una volta e sarebbe esattamente come inficiare un po' il piano d'accumulo. Si potrebbe o fare dei micro ribilanciamenti, quindi fare una sorta di piano d'accumulo con ribilanciamento, che ne so, una volta ogni mese vendere una piccola parte di un altro asset per andare a metterla in Bitcoin e nel frattempo il piano d'accumulo spingere esclusivamente su Bitcoin in modo da arrivare al regime un po' più in fretta. Poi ovviamente fai una stima facendo così di quanto tempo ci metteresti per arrivare al regime, perché se ci metteresti 5 anni chiaramente questo diventa un po' più complicato e quindi ti conviene andare, come dire, a sgonfiare un pelino gli altri asset un po' alla volta, ripeto, andando a fare questa sorta di piano d'accumulo nel ribilanciamento e accelerare la crescita del comparto Bitcoin del portafoglio stesso. Questo è quello che farei io, insomma. A quanto bisogna mettere lo stop loss su BTC per guadagnare quando scende sotto e ricomprarne di più quando risale? No, non ho capito molto. E in sostanza, cioè, non è che c'è da mettere uno stop loss fisso, cioè quello dipende dal setup che tu stai seguendo. I trade con lo stop loss vanno fatti, cioè sono trade speculativi e vanno fatti se sai quello che stai facendo, quindi tu devi andare a guardare il grafico e trovare quello che si chiama setup, ovvero una configurazione del trade per il quale tu hai il livello di ingresso e i livelli di uscita in guadagno e in perdita, e in base a quello tu posizioni lo stop loss, non a casaccio per dire compro sì, guadagno quando scende, ricompro più in basso, perché quelle sono tutte un po' previsioni. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, se ogni tanto qualcuna c'è, e secondo me anche stasera. Momento sfera di cristallo, ecco quale sarà la top 10 per la fine del 2021. Bella, domani faccio la domanda a tutti voi, ve lo chiedo anch'io. Segnatela, Bitcoin, Ether, USDT, Link, BNB, DOT, Theta, Aave, Synthetix, Uniswap. Però interessante, USDT sicuramente, Bitcoin Ether sicuramente, Link anch'io ci vedo del gran potenziale, BNB, DOT anche lui, adesso deve venire il bello perché devono iniziare a uscire un po' le applicazioni su DOT. E Theta, sai che me lo devo studiare un po', Theta, perché non lo conosco. Aave, Synthetix, anche quelli sono ottimi. Yearn, no, non ti piace. E Uniswap, ovviamente sto scherzando, ma sono quelle che vedo meglio, preferisco. Ma guarda, nello scherzo in realtà hai fatto una top 10 plausibile. Luca, ci parli della Binance Smart Chain e di come sfruttarla? Come mai, nonostante uso BSC, mi escono sempre delle fee elevate? Non doveva essere con fee ridotte. Sono bassissime le fee su Smart Chain, strano. Cream o pancake? Bah, domani ne parliamo bene, facciamo così, tieniti pronto per domani. Le alt continuano a sottoperformare, quando pensi che parta l'alt season? Te l'ho detto, quando inizia ad invertire, ci mettiamo anche REN nella lista, e anche REN in effetti è interessante, il bridging tra diverse chain di asset tramite appunto REN, bello. Ripeto, cioè per l'alt season bisogna seguire un po' la Bitcoin dominance, come va, come si muove, ecco. Che figuraccia Ripple, per fortuna li ho venduti tutti a 0,6, adesso si è dimezzato. È una bella batosta, tra l'altro già c'è qualcuno che lo so perché mi avete chiesto, se io comprassi Ripple, perché magari dopo, che anche se gli fanno causa falliscono, però Ripple magari pompa ancora. Si tratta anche lì di una scommessa, io ti dico la verità, non farei un'operatività del genere. Io intanto vedo che ogni tanto qualcuno di voi si abbona, io vi ringrazio sempre, mi ritaglio sempre questi 30 secondi per ringraziare chi si abbona al mio canale su Twitch. Se avete Amazon Prime potete farlo gratuitamente ed è un modo per sostenermi per voi a costo zero, grazie di cuore. Andiamo avanti. Hai mai valutato una live con Carlos Matos? Ma non so neanche dov'è adesso, l'avranno rinchiuso ad Azkaban probabilmente. Ciao Luca, guarda, dal 2017 la BTC Market Cap Dominance, abbiamo rotto tutte le resistenze, che ne pensi? Addirittura dal 2017, aspetta, fammi vedere un attimo, dunque adesso sta continuando a pompare, e allora no, beh guarda, in realtà la dominance, cioè rispetto al 2017, cioè dipende quando, perché se tu vai a identificare, beh fine 2017 eravamo al
68%. Il massimo locale, che adesso è vero, è l'ultimo massimo in sostanza del ciclo, comunque del ciclo, dell'ultimo ciclo di mercato, possiamo chiamarlo così, che è il periodo 2000, metà 2018 in poi, è del 72%, più o meno in questa zona. E andarlo a rompere sarebbe curioso, perché porterebbe l'intero mercato delle altcoins in price discovery a ribasso. Sarebbe veramente, veramente curioso. Bad times for altcoin. Allora, dunque, dove siamo finiti? Qua. Arrivato adesso, buona serata a Luca e a tutti noi. Grandi ragazzi, ricambio la buona serata a voi. Ripple, la nuova Arbismart, più o meno siamo lì. Ciao Luca, ciao a tutti. Qua ci sono le vostre cose sul promo code di PrimeXBT. Perché Alfa Omora costa così tanto? Circa $30 per depositare. Quanti contratti vengono generati? E sono due transazioni, quella di approvazione e quella di deposito, e adesso ci sono le gas fee discretamente elevate, se non ricordo male. Sì, sono 60 guei, che no, non sono elevatissime, sono una via di mezzo. Però, oddio, $30 mi sembra un pelino tanto, sei sicuro? Non è che magari hai impostato male le gas fee su Metamask? Dai un occhio anche a quello, di avercele più o meno in linea con quanto abbiamo visto su Ether Gas Station. Allora, ragazzi, che dire? Io adesso andrei a girare sui grafici, diamo un'occhiata ai grafici, e nel frattempo vi droppo il secondo codice. Siete pronti? Allora, me lo vado a prendere. 2 di 3, perché poi c'è l'ultimo, quindi state sul pezzo fino alla fine. Opla! Ecco il secondo codice, godetevelo tutto. Andiamo a vedere i grafici. Allora, Bitcoin, ve l'ho detto, partiamo, stavolta facciamo un'analisi partendo dalle 4 ore e andiamo poi a scalare a rialzo sul giornaliero, perché finora, visto che il movimento di Bitcoin è stato un continuo salire dal breakout dei 20.000 in poi, noi ci siamo limitati a osservarlo intraday, perché se guardate questi tre cluster che abbiamo portato all'attenzione qua sotto, li abbiamo individuati su time frame orario addirittura, proprio perché è l'unico, vedete, che mostrava qualche cosa, perché sugli altri, sul time frame giornaliero, c'era un tutto un verde, e allora non si hanno livelli chiave da osservare. Poi solitamente le analisi che faccio in queste situazioni, quando parto dai time frame di breve, le vado ad aggiornare quando si va a definire meglio la situazione sui time frame più alti, andando a spostare i livelli laddove diventano più evidenti anche su di essi. Vi faccio l'esempio del cluster qua sotto, questo, che andava da 22.090 fino a 22.480 circa, che è il primo che avevamo evidenziato. Poi è stato di fatto è stato utile, perché ha fatto da supporto. Poi c'è stata questa fase di range e poi, quando è passato un po' di tempo, si sono create un po' di candele, noi abbiamo potuto dire spostiamoci sulle 4 ore, tac, e andiamo a vedere come è il movimento su un time frame così elevato. Guardate cosa è successo. Il cluster che era qui, sulle 4 ore diventa più palese in questa zona. Perché? Perché abbiamo un bel cluster di domanda con la chiusura della candela che lo delimita e le shadow sotto. E quindi in sostanza lo sposti un po' più in alto. Questo è un po' l'iterazione dei livelli chiave partendo dai time frame intraday, arrivando a quelli invece un po' più da lontano. Ed è la stessa cosa che adesso avevo intenzione di fare dalle 4 ore al giornaliero. Guardate, noi siamo arrivati ad avere come livelli di riferimento il range low che va da 22.300 a 22.560, questa zona, range low nonché pool di domanda, e sopra abbiamo un pool di offerta sulle 4 ore che va da 24.000 a 24.350, che è il massimo attuale, ok? Il nuovo massimo storico che abbiamo segnato. Se adesso questi pool li andiamo a spostare sul time frame giornaliero, cioè andiamo a scalare sul time frame giornaliero, vediamo cosa si vede. Allora, innanzitutto mi fa piacere perché si vede già un range ben definito, quasi troppo ben definito, che è questo qua, che vede come range low tutta questa zona, questo pool di domanda, e addirittura, se vogliamo includere questa candelina qua, questa shadow qua, c'è stato uno stop hunt, ovvero, come dicevamo prima, quando l'open interest è molto alto, è sufficiente andare a fare un lower low
pelo, ho un lower high pelo, che subito a valanga ci si scatenano le altre posizioni aperte in leva, liquidate e così via, e vanno a estendere il movimento. Poi si crea un effetto elastico di solito, nel senso che se quel movimento innesca un reale movimento di mercato, allora poi c'è follow up. Se al contrario quel movimento rimane un falso movimento, viene subito assorbito, come è accaduto in questo caso. E oltre a diventare un setup long, chi ha visto il mio video sui trading nei range lo sa bene, è un cioè mette un po' di difficoltà poi nel ridefinire il pool di domanda, perché si può definire includendo sia la shadow di stop hunt sia non includendola, però diciamo è andata a svuotare l'order book e quindi andrebbe teoricamente inclusa, ok? Noi non la includiamo perché altrimenti viene un rettangolone gigante e poi tanto vale andarlo a fondere anche con quest'altro sotto, però teniamola in considerazione per eventuali posizioni o analisi di price action. L'offerta la spostiamo anche lei un po' più in basso, facciamo semplicemente così e il gioco è fatto. Tac. Questo è il nuovo range high. Quindi questi due livelli sono quelli entro i quali ci stiamo muovendo. Come vedete abbiamo molta reticenza a uscire da questo range, stiamo consolidando, facciamo fatica soprattutto in alto perché vedo che ci sono tante shadow, c'è tanta domanda che spinge ma viene sempre soppressa. Oggi c'è stata una soppressione lampo della domanda, aspettate che salvo i nuovi livelli, c'è stata una soppressione lampo della domanda, guardate, che però è stata, ha subito scatenato offerta, scusate ho sbagliato, c'è stata una soppressione, cioè o meglio, c'è stata la soppressione, l'attacco della domanda, la soppressione da parte dell'offerta e poi di nuovo la domanda si è fatta vedere, ha spinto verso l'alto e di nuovo c'è stato assorbimento anche dell'ultima botta di domanda, quindi è una situazione di equilibrio instabile molto forte, molto che cioè è esacerbata quasi. Ve l'ho detto, questo è il motivo solitamente quando i trader intraday dominano la situazione con un open interest così alto che qualsiasi movimento scatena un impulso in maniera molto semplice. Guardate, già nell'intraday si vede che ci sono molte candele estese, molte shadow e movimenti molto spezzati con volumi molto irregolari, proprio perché dove vedete questi picchi sono quelle fasi in cui si va a scatenare liquidazioni e stop loss. Pertanto, che dire, se uno vuole operare intraday ci sono un po' di spunti operativi, ovvero il classico long anticipatore su range low, oppure andare a vedere il falso break dal range come è successo qui, i failure swing, che è sempre lo stesso caso. Di short io non ne aprirei sinceramente perché il macro è fortissimo ed è molto bullish e quindi andare short anche dal range high a range low non lo so, lo vedo più rischioso che aspettare il long dal range low a range high piuttosto, o altrimenti poi ci sono ovviamente i setup di break che si verificheranno qualora il break ci sarà. I primi segnali di break, di indebolimento di uno dei due lati, potrebbero essere la chiusura da parte di una candela all'interno del pool, perché adesso il pool si è definito e abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni di definizione di questi due pool. Pertanto se un pool viene eroso, cioè per ora guardate sono puliti i pool perché vengono toccati e assorbono, fanno il loro lavoro. Se un pool viene toccato e rimane dentro poi la candela, vuol dire che inizia a scricchiolare, cioè a indebolirsi, fa un po' meno bene il suo lavoro, vuol dire che in questo caso in alto l'offerta si è indebolita e non riesce più ad assorbire e se fosse sotto la domanda si è indebolita. Questo è un primo segno di pericolo e quindi bisogna fare attenzione a non correre long in una situazione di quel tipo lì, o meglio io non lo farei. E quindi gli altri setup oltre al long anticipatore, ripeto, e poi eventualmente se vediamo che chiude una candela all'interno del pool giornaliero, eventualmente si può chiudere oppure si può mettere il classico stop loss, lo step sotto, di solito si opera in questo modo, oppure sotto a questa shadow, visto che abbiamo anche volendo un bersaglio per lo stop loss, un setup abbiamo, prima parlavamo di setup e di stop loss, in questo caso si potrebbe andare a identificare un setup di long anticipatore
sul range, magari tendendo a metterlo il più in basso possibile, con target il range high, il pool di liquidità del, in offerta, e stop loss sotto, vedete, a questa shadow. Abbiamo un 2 di rischio rendimento che schifo non fa. Addirittura un altro setup possibile è quello di anticipazione dello sweep dei low. Cos'è uno sweep? È una spazzata in sostanza di liquidità sotto al pool, quindi vuol dire che c'è un movimento impulsivo talmente forte che va a bucare il pool, però poi la domanda fa il suo lavoro, il pool fa il suo lavoro e assorbe. Io sto dando per scontato che questo accade quando anticipo, quindi attenzione che il rischio sale, è un trade a rischio, però il rendimento sale insieme al rischio, perché in questo caso se volessi anticipare ad esempio uno sweep dei low che più o meno adesso si trovano qua, sto prendendo tutto ovviamente senza la candela di stop hunt, altrimenti vado a finire giù. Uno sweep di questi low sarebbe in sostanza una spazzata qua sotto che andrebbe a innescare sicuramente altri stop, quindi bisogna tenere lo stop loss largo, stare attenti, perché questo è il rischio dell'operare sugli sweep. E poi, se la nostra ipotesi è corretta, ci sarebbe il riassorbimento. Quindi noi puntiamo a longare, se facciamo una cosa del genere, da queste parti, poco sotto al livello, cioè noi puntiamo a metterci a fare counter trading di quelle posizioni che vengono stoppate lì. Noi diciamo, i grossi capitali andranno a caccia di questi stop, bene, io mi metto lì e faccio front running, li anticipo e entro proprio assieme a loro, cioè loro vanno a far saltare gli stop per avere liquidità, io li anticipo e entro anch'io esattamente lì. Laddove c'è un livello abbastanza ovvio, spesso funziona fare questa operatività, però ripeto, ad alto rischio perché è totale anticipazione. Lo stop loss anche in questo caso si potrebbe mettere qua sotto, e qua attenzione perché c'è il rischio che se succede uno sweep anche di questi livelli mi salta come veramente una mosca, però altrimenti lo devo allargare, sta a me la scelta. E poi il take profit lo posso già addirittura, visto che ho un entry così in basso, lo posso addirittura anticipare al range middle, ho già un 2.3, se lo porto fino al range high vedete che ho un rischio rendimento pazzesco. Questo ovviamente è il bello di un trade di questo tipo, il rischio rendimento solitamente del front running degli sweep è il massimo che si può chiedere, però il rischio è anch'esso a braccetto con il rendimento, sia chiaro. Questo setup tra l'altro non ve l'ho mai presentato, magari vi potete interessare. Allora adesso, questo è Bitcoin in realtà, un altro setup invece un po' più moderato, se vogliamo, in caso di perdita di questo livello, è attendere il reclaim, quindi ne abbiamo parlato già n volte di questo setup, lo perdiamo, ci rientriamo dentro e al rientro all'interno del range è un setup long e basta. O altrimenti ovviamente c'è la possibilità di tenere un time frame elevato, vedere sotto, cioè sempre se perdiamo questo livello, aspettare e fare una piccola accumulazione su tutti i livelli chiave con stop loss quando è invalidato l'ultimo impulso, quindi in questo caso sotto i 20.000. E qua parliamo di una posizione totalmente diversa come ottica, perché parliamo di, insomma, degli entry su prezzi molto distanti da quello attuale, si perde un po' la speculatività della posizione, passatemi il termine, e si cerca appunto di andare ad anticipare il ritracciamento. Questa è un'altra operatività. Io personalmente me ne sto totalmente fermo e il primo setup che seguo, visto che vi condivido molto volentieri la mia operatività prediletta, è quello di eventuale reclaim oppure breakout, altrimenti me ne sto, perché ve l'ho detto, lo short non lo punto. Andiamo a vedere adesso un po' dunque di altcoins. In realtà cosa dobbiamo vedere? C'è un bagno di sangue pazzesco. Allora abbiamo Ethereum che è in downtrend, io sono uscito e grazie a Dio oserei dire, perché come vedete abbiamo perso tutti i supporti, abbiamo fatto un lower low rispetto a questa area e quindi siamo veramente nelle tolle. Qui c'è l'ultima area, la zona 0,0253-0.0261, persa la quale si invalida la struttura bullish, perché si assorbe totalmente l'ultima leg up nel macro, però quindi è una situazione abbastanza sgradevole. E quindi, che dire, Ethereum non è piacevole
da holdare in questo periodo. Addirittura, ecco, qualcuno mi aveva chiesto Ethereum dollaro, perché poi c'è la possibilità, io su Ethereum dollaro guardo quando è il caso di fare hedge short sulla mia posizione in hold su Ethereum, cosa che non è ancora il momento di fare, perché, a mio parere, perché il livello sotto il quale andrei a coprire la posizione è questo qui, 477-497, vedete, questo livello qui. Perché è il supporto principale dell'attuale ciclo di, dell'attuale fase di Ethereum. Poi siamo ancora in canale ascendente per adesso, vediamo un po' come si comporta. Cioè adesso tra le altcoins anche quella che sta dumpando meno, ha fatto un meno 3% oggi a fronte di una media a doppia cifra, e quindi è un po', fa un po' paura. Fa un po' meno paura, scusate. Yearn, anche lei sta dumpando, che è la mia posizione, ve l'ho detto. Non ho aggiornato nulla perché in realtà non c'è molto da dire, il setup è sempre lo stesso, se mi andrà in stop loss, pace, che dire, era una delle possibilità. Potevo fare take profit qui, non l'ho fatto perché avevo il take profit impostato là sopra e basta, è stata una scelta mia e le conseguenze sono mia responsabilità. Di altro non lo so se vi può interessare qualche altra altcoin, abbiamo parlato di Theta, interessante, e volevo buttarvi lì. Tra un minuto poi andiamo a droppare l'ultimo codice. Volevo buttarvi lì due info così su questi nuovi fan token. Allora, abbiamo OG, abbiamo Atletico Madrid e abbiamo AS Roma, a Magica. E in sostanza, quale conviene farmare? È una delle domande che mi avete fatto oggi, ve lo dico subito. Si può fare un calcolo approssimativo, comparativo, quindi senza andare a calcolare quanto rende di fatto. Volendo si può anche calcolare quanto rende, ma anche soltanto per paragonarlo, si può guardare ad esempio nei pool di BNB. Andare a vedere quant'è il pool rewards, quindi il totale dedicato a questo pool qua, 456.000. Poi Atletico Madrid 230.000, è questo di BNB, sì, AS Roma 352.000. Poi l'altra cosa da guardare è quante persone sono all'interno già di questo pool, e per far questo bisogna cliccare sul pool, ovvero dov'è? 146.000 BNB sono aumentati rispetto a stamattina su OG. Poi ne abbiamo, andiamo a vedere su Atletico Madrid e su AS Roma. Atletico Madrid abbiamo 116.000 BNB, AS Roma 115.000. E poi l'ultima cosa da vedere è il prezzo su Cilic, che ci sono già listati tutti questi token. Refrescio perché non si sa mai che nel frattempo è cambiato qualcosa, e andiamo a vedere, niente. Facciamo così, tac. Volevo andare a vedere il prezzo dei tre token, così si fa in sostanza il totale del pool rewards diviso per il numero di BNB già in staking moltiplicato per il prezzo. Il numero maggiore, che è il risultato maggiore, è quello che conviene farmare, detto proprio nel modo più semplice possibile. A S Roma abbiamo $11.17, Atletico Madrid 13 e OG 9.46, quindi secondo me siamo più o meno come stamattina, ovvero che a S Roma è quello più conveniente. Io avevo fatto il calcolo per voi su Telegram, secondo me più o meno è rimasto invariato, però è veramente facile anche per voi farlo se vi interessa. Allora, ritorniamo da voi, dove siete, eccoci qua. Luca, hai già parlato in qualche video del progetto di Elrond? No, non ne ho parlato in realtà, vi interessa? Se vi può interessare, perché no? Ciao, fare trading leggero, solo per BTC intenderci, su BlockFi, fattibile? Allora, leggero in che senso? Cioè non ho capito, perché trading è trading, cioè leggero, vabbè, se intendi con briciole, cioè con poco, sì, fattibile, però non farlo a caso, struttura un attimo l'operatività, è un peccato farlo così. Grande Luca, avrei una domanda riguardante il PAC. Secondo te, se col tempo aumenta la disponibilità di fondi, ad esempio le entrate fisse aumentano, può avere senso aumentare la quota di acquisto del PAC? Assolutamente sì, certo. Se le entrate aumentano, aumenta il mio bilancio, quindi perché tenere più liquidità? La liquidità dovrebbe essere sempre quella di cui io ho necessità, e meno è e meglio è. Bisogna sempre puntare a quello, ridurre le spese e aumentare le entrate. Addirittura se io vado a
investire in degli asset che mi generano ulteriori entrate tramite dividendi, la DeFi o altre cose, queste poi si riversano all'interno del mio pack e io vado a fare composizione di tutti questi guadagni. Assolutamente sì. Comprare a prezzi vantaggiosi e vendere quando è in alto. A livello di fee, BlockFi, per non perderci troppo durante i dump. Non l'ho mai utilizzato BlockFi per fare trading, non so quante sono le fee, però non devono essere malaccio, se non ricordo male. Allora, adesso arriva l'ultimo codice, l'ultimo promo code, spero che siate prontissimi e vi faccio una bella sorpresina. Eccola qua, tac! Ve lo dovete copiare, questo per evitare dei possibili bot o cose del genere, che nell'ultimo live qualcuno ha usato un bot per andare a inserire il codice. Adesso ve lo dovete copiare. Luke, pensi che l'EDM sia sicura come piattaforma CeFi? Ho letto sul sito che nel caso di furti o hacking non ha un'assicurazione che rimborsi i propri clienti. Dunque, guarda, ti dico la verità, come tutte le altre CeFi, nel senso loro hanno come copertura assicurativa sulla custodia, ce l'hanno sulla custodia la copertura assicurativa, che vuol dire sui depositi con BitGo o simili, e quindi se la custodia viene fatta male, tu considera che le CeFi si affidano a loro in totalità per custodire i Bitcoin, poi ovviamente nel momento in cui li prestano non sono più coperti da questa assicurazione, quindi è questo, basta, questo è il discorso, quindi ti dico è tanto sicuro quanto le altre da quel punto di vista lì, perché si appoggia agli stessi provider. Grande Salsovski, hai vinto, ce l'hai fatta, ma che fregatura, e sì, stavolta vi ho fregati, bene, quindi lo vado a tirare via, visto che ve lo siete spazzolati. E che dire, Luke, cosa serve il codice? Era un piccolo concorso. Luke, come ti proteggi dalla possibilità che la YubiKey si rompa o vada persa? Ma in realtà ne ho qualcuna di backup e lì puoi, volendo, fare cioè riassociarla in maniera abbastanza semplice. Se si vuole solo holdare BTC e non fare attività, è meglio, più sicuro, un paper wallet o un hardware wallet? Guarda, è più sicuro un hardware wallet, ma non per i protocolli o altro, ma semplicemente perché il paper wallet è facilissimo perderlo, farselo fregare, distruggerlo e così via, quindi io sono assolutamente pro hardware wallet. Ma come la vedi holdare Pax Gold e metterlo a rendita in CeFi? È una buona cosa, sempre se ti interessa essere esposto in oro. Mo che ho vinto il codice, che ci faccio con quei soldi? E fai un trade, apri una posizione, giocaci un po', dai, impari, magari è una scusa per imparare a fare trading senza però fare una posizione in leva 100 per, dai, cerca di iniziare a fare un po' di dimestichezza. Amici, bene, siamo arrivati a un'ora e quindi io vi faccio di nuovo tantissimi cari auguri di buon Natale a voi, alle vostre famiglie, spero che stiate e stiano tutti bene, è un periodo un po' così, ma noi cerchiamo di tirarci su, finalmente sta finendo quest'anno nefasto per tutto tranne che per le cripto, perché se vogliamo dirla tutta, per le cripto è stato un bell'anno, e noi ci vediamo lunedì prossimo in live, perché sì, questo venerdì ve l'ho detto, non ci vediamo domani, però vi lascio con un bel video su PancakeSwap e sulla DeFi su Binance Chain, come mi avete chiesto, e basta, e poi di nuovo mangiate, divertitevi, bevete, godetevi le feste e cerchiamo di pensare un po' alle cose positive. Quindi a Bitcoin che ha fatto nuovi massimi, alla community che sta crescendo e insomma tutte le cose belle che ci sono, che fortunatamente ci sono sempre. Vi faccio di nuovo un carissimo saluto, tanti auguri di buon Natale e alla prossima!